Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su Raid 2, stiamo per effettuare un'altra gara, la penultima delle Super Sport. E andiamo a cambiare l'olio alla nostra Yamaha, visto che stava un po' a morì. Ok, siamo a Road America, ci buttiamo subito in pista. Ok ragazzi, Road America, 6400 metri di follia con la nostra Yamaha rossa. Vai, vai così. Ho dovuto fare qualche modifica per questo circuito a causa delle grandi frenate che ci sono. Bene, bene, la partenza è stata abbastanza buona. E vabbè, abbiamo lo stesso Biancucci. Dai Bianco, dai, accelera. C'è Mari davanti a noi, l'ex numero uno del mondo. In prima posizione dovrebbe esserci Rooks, scritto. Attenzione, Mari prova a insinuarlo. Biancucci va a lungo. E non è l'unico a quanto pare, questi si stanno scornando nel frattempo. Vediamo se riusciamo ad approfittarne. No, Mari è passato semplicemente in testa. Non c'è stata una vera battaglia tra i due. Tra l'altro anche Ru mi sa che ha la Yamaha. Quindi lotta tra Yamaha. Confermo che Ru c'ha la Yamaha, come noi. Dai, dai, facciamola girare sta Yamaha, forza. Madonna. Oh, cazzo, l'ho persa proprio di brutto e all'improvviso anche. Vabbè, stavolta l'abbiamo controllato un po' meglio. Occhio che questo settore siamo velocissimi in questa curva, lo sapevo. Ce li siamo frombolati entrambi, raga. Il problema è la prima curva. Tre Yamaha nelle prime tre posizioni. Quanto è buona la Yamaha. 2 minuti e 16 il primo giro. Mari in seconda posizione prova a insidiarci. Oh, lungo. Ho perso il posteriore in frenata, raga. Attenzione. In scia, ragazzi. Occhio però che a sta curva poi ci cappottiamo. Lungo. Anche Mari, anche lui è andato lungo. Poi è andato meno lungo di noi. Abbiamo chiuso la porta in faccia a Ru. Dai, dai, che Mari sta scappando. E dietro c'è una MV. MV che nei tratti guidati recupera molto. Attenzione, mamma mia che curva abbiamo fatto. E stavolta ho dovuto rallentare parecchio, ragazzi, eravamo entrati troppo stretti. La stavamo perdendo. Al prossimo giro proviamo a fare una cosa alla curva, quella stretta sinistra. Mamma mia, abbiamo passato Mari con quale leggiadria.
Strettissimo sul cordolo. Ci ha attaccato, non c'è spazio. Ora ci prova. No, è rimasto dietro. Sì, se scaliamo le marce. Aia! Ha provato. Se scaliamo le marce un po' meno cazzute, la moto rimane stabile. Dai, proviamo a non scalarle tutte insieme. Però volete mettere la bellezza nel vedere un traverso piuttosto che la pulizia? Occhio che Mari c'è in sci, adesso va a lungo, mi ci gioco quel che volete, mi ci gioco le mutande se va a lungo. Di traverso e siamo andati pure noi lunghi, Biancucci! No, non era Biancucci, che cazzo è? Cioè ci è piovuto addosso, raga. E allora andiamo puliti, raga. Non possiamo fare altrimenti. Vabbè, però sono stronzo, Mari, scusi. Cioè, io mi stavo immettendo in curva. Vai largo, vai. Sì, diciamo che scalando un po' più lentamente le marce si evita di avere troppo freno motore, cosa di cui questa moto è stradotata. Però qua possiamo usare. Siamo un po' larghi, non possiamo spalancare il gas. A differenza di prima, non l'abbiamo fatta benissimo sta curva. Attenzione, abbiamo preso un po' di margine. Non so se c'è ancora Mari o Ru al secondo posto. Ecco, avete visto? Ho scalato quattro marce insieme praticamente. E la moto se n'è andata per i fatti suoi. Invece scala. Vaffanculo, ho perso l'anteriore stavolta. Scalandole a poco, guardate che la moto, bene o male, il posteriore regge. Bene così ragazzi, prima gara dell'episodio è andata. Ora viene Almeria e qui cambierei moto onestamente. O lasciamo la Yamaha ragazzi, non lo so. Dai, lasciamo la Yamaha. Ok, andiamo ad Almeria, Almeria ragazzi. Siamo già in pista con la nostra fedelissima Yamaha. Dai, è così. Guarda quello, Oliveira. Criminale proprio. Biancucci va nell'erba a girare. Contento lui, contenti tutti. Ci insegniamo su Scott. Ci proviamo perlomeno. Sì, ce l'abbiamo fatta. Oh, scusi, Taylor. Miracolato che non è caduto, eh. Gli ho dato una bella trambata. Attenzione, Biancucci! Che mi vede all'interno, mi viene addosso, l'immortacci sua. Attenzione, abbiamo pelato la ghiaia. Bello, sempre in testa, con la sua Triumph. Oh, dentro! Vabbè, bello. Hai fatto il cattivo però, eh? Voleva chiudere la porta. E ora c'è Biancucci dietro di noi, attenzione. I componenti del team Art, primo e secondo. Incredibile, proprio loro. Biancucci che va lunghissimo.
1 minuto e 40 il primo giro, 1.37 per la precisione. Oh, attenzione, stavo perdendo l'anteriore. Attenzione a questa curva. Cerchiamo di guadagnare qualcosina. Vai così. Lungo. Successo niente. Mamma mia. Abbiamo un secondo e quattro sul bianco. Bella sta chicane stavolta. Stiamo per entrare nell'ultimo giro dopo l'ultima curva. Vai così, dai, dai. Stiamo guadagnando secondo sul bianco. 1.34.7. Abbassato di 3 secondi il tempo del primo giro, seppur con partenza da fermo. Che stabilità l'anteriore della Yamaha, solo che quando lo perdi in frenata se ne va a schifio proprio. Lo perdi in un niente, devi stare molto attento. Ovviamente ragazzi, per la Superbike, visto che è il primo campionato, faremo come abbiamo fatto nel primo campionato delle Supersport, cioè varieremo un po' da moto a moto. La Ducati non ce l'ho ancora ovviamente, però le altre quasi tutte sono in mio possesso. Cercherò di regolare le scelte delle moto anche in base al circuito per non essere troppo in difficoltà, visto che per esempio la Suzuki non ha una gran velocità di punta, quindi possiamo usarla nei circuiti un po' più lenti. Di certo non la usiamo a Monza, ecco. Monza è un circuito che stiamo usando poco, stiamo correndo poco a Monza. Capita molto spesso Almeria. Ecco. Ci siamo insabbiati, raga, letteralmente. Vabbè, sono arrivato pure un po' lunghetto, che dite? Nuovamente, vabbè. Ha deciso che deve andare lungo. Biancucci deve aver perso la seconda posizione, secondo me, perché ho visto una moto che andava al doppio della velocità sulla mappa. Secondo me qualcuno gli ha preso la scena, ha frombolato. Vediamo un po' la classifica. Vediamo. Dai. Forse c'ho problemi di connessione col server. No, è arrivato secondo, però di un niente davanti al terzo in classifica. Va bene, va bene. Allora, adesso passiamo alle moto grosse, alle superbike. Vediamo un po' che circuito è come primo. Scusate se ogni tanto tossisco, ragazzi, ma purtroppo non sto ancora tanto bene. Mi sono fatto Natale e Capodanno con l'influenza. Superbike Europa, va bene. Di nuovo Almeria. Allora, qui per esempio possiamo usare la Suzuki, che non è così cazzuta e sportiveggiante. Che dite? Andiamo di Suzuki, dai. Va bene ragazzi, prima gara con le 1000 Superbike con la Suzuki. Si passa alle moto grosse.
Biancucci che ha di nuovo la Honda. Però direi che qua è meglio metterlo un po' di controllo trazione. Mi sa che l'ho steso, mi scusi. Magari non su alto, lo lasciamo su medio. Instabilissima la Suzuki, ragazzi. Non ho voluto mettere la terza perché lo stesso poi avrei dovuto scalare. Leggerissimo taglio questa curva. Occhio a questo tornante. Ah, però che staccata la Suzuki. Mica male. 1.31 il primo giro. Sì, ha senza dubbio una staccata poderosa, ma non stabilissima. Può essere anche una questione di assetto, magari. Attenzione. Altra imbarcatina. Aia. Questo è dove prima ho messo. Ho lasciato la seconda, qua ho messo la terza, ho fatto una stronzata. Attenzione! C'è il posteriore ballerino soprattutto. Però di essere buona è buona, almeno nei circuiti guidati. È anche vero che sto staccando abbastanza presto, ma con le mille bisogna essere prudenti nelle staccate. Attenzione. Per ingresso curva assomiglia molto alla Yamaha, ragazzi, comunque. Oh, mamma mia. Biancucci in seconda posizione con la sua Honda. A 7 secondi però. Quindi non proprio da definire cazzuto e sportiveggiante il bianco in questa gara. Adesso ha dato larghissimo. Sette secondi e mezzo. Biancucci perde 7 decimi a settore. Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Dentro. Abbiamo vinto la prima gara con le mille, anche guidando da dentro, tra l'altro. Va bene, ci piace la Suzuki, dai, la teniamo di riserva. La teniamo di riserva come la Honda, tra l'altro, perché sicuramente quando proveremo la Honda ce ne innamoreremo. Anche perché bianco è con la Honda.
Va bene. Vediamo quale sfida adesso ci attende, ragazzi, perché ovviamente non abbiamo ancora finito, non siamo che all'inizio. Ovviamente sempre con la 1000. Ecco, queste due gare ad Almeria sono durate un po' pochino, vabbè. Siamo alla manicure e qui direi di usare l'Aprilia. Che dite? Allora, manicure è un circuito che ha bisogno di una moto forte, senza ombra di dubbio. La Kawasaki l'abbiamo già provata. Sì, è uguale. Cioè, questa è del 2016, questa è del 2015. Però sapete che la voglio provare. Proviamo la Manicure con la nostra Kawasaki. Mamma mia, subito una botta, due botte, di cui una è stata fatale per un pilota, scusate. Attenzione. Madonna. Attenzione. Lunghissimo. Dobbiamo recuperare, raga. Vabbè, è giornata oggi a stendere i cristiani. Scusate. Però si lascia guidare, che è una bellezza sta moto, raga. Veramente, veramente, veramente. Scusi. C'è una Yamaha Cruz. Sì, ciao. Per terra. Raga, con le 1000 dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere più bravi nel sapere quando frenare. Ciao Biancu. Biancucci si pianta praticamente all'ultima curva. Quanto cazzo piega, raga? Oh mamma mia! Posteriore un po' ballerino, oserei dire. Piega tantissimo sta moto. E frena. Aia, ci è andata bene. Tra l'altro, manco si impenna. Guardate un po', stabilissima. Stavamo rischiando lì. Abbiamo preso la parte del cordolo che non dovrebbe. Mamma mia, 59 gradi ha fatto. La parte del cordolo, dicevo, che non dovrebbe essere presa. Quella con lo scalino. Sta moto piega 59 gradi puntualmente, raga. Ora non abbiamo visto prima la Suzuki, però non credo che piegasse così tanto. È bellissima ragazzi da guidare. Uno 33 addirittura. Mamma mia, 59 gradi di nuovo. Inizia l'ultimo giro. Stabilissimo il posteriore in frenata.
È una MotoGP, è una MotoGP, non trovo altra soluzione, altra spiegazione al fatto che pieghi a 59 gradi puntualmente, anche col freno tirato. Però un'accelerazione, l'aderenza va un po' a farsi friggere. Freniamo un po'. Non oso immaginare, ragazzi, alziamo il precarico, cosa succede a sta moto. Mamma mia. Bellissima, bellissima, mi sono veramente divertito. È bellissima da guidare. Vabbè. Anche questa è andata, ragazzi. Vediamo il prossimo circuito qual è. E in base poi al circuito, ovviamente, ci regoleremo per la moto da utilizzare. Vediamo un po'. Neanche ho visto onestamente quante sono le gare da compiere nel campionato europeo Superbike. Suppongo 4 o 5, non credo di più. E invece sono 5, sì. 6, anzi, scusate. C'è Donington. Allora, qua possiamo usare anche una moto un po' più lenta. Perché mi dà questa moto? Ah, perché l'ho modificata da gara. Ok. Non mi stavo raccapezzando. Usiamo la Bimota. Che dite? Giusto per vedere un po' com'è. Andiamo in pista, siamo in pista, questa è l'ultima gara dell'episodio, già durata abbastanza. Già che si impenna, indica un anteriore un po' troppo leggero. Mamma mia, stavamo per fare uno strike. Abbiamo il controllo di trazione spento. Ecco. Attenzione. Innanzitutto non mi piace il sound, ragazzi, è troppo ovattato. Che moto è? La Honda. Sì, è proprio una Honda. Ci abbiamo Rossini davanti. Madonna, gli ho preso il posteriore mentre inciampavo. Bellissima anche questa Suzuki. Madonna, aiuto. Mi sono un po' incagliato. Eh no, il fatto che si impenna è sintomo di instabilità all'anteriore. Scusi, lei con la Suzuki, però mi ero già insinuato. Non possiamo fare le curve in prima, si impenna. Mamma mia, di nuovo. Sempre a quello, tra l'altro. Entriamo troppo stretti, non è naturale che vada a finire così. Stiamo avendo un po' più difficoltà del normale con la Bimota. Scusi, lei con la Ducati, mannaggia. Però, non è male neanche questa, ma non la useremo mai più dopo questa gara. Voglio vedere quanto curva, quanto piega. Ah, però pure questa fa 59 gradi. A quanto pare però è una caratteristica di tutte le superbike. Però guardare, 59 gradi li fa solo in determinate situazioni, tipo se entri in curva un po' più rapidamente, si tiene sui 57, che è un po' più normale. La Kawasaki è imbattibile da questo punto di vista. Al posteriore un po' ballerina, aumentiamo il controllo di trazione.
Occhio alla Ducati. Si è steso. Stavolta non è colpa mia, raga. È venuta a sbattere. Mi si è chiuso davanti. È in frenata, non è buona. In frenata non è così performante. Ultimo giro. Dai, è così. Oh! Stavolta li ha raggiunti 59 gradi, ma perché ci stavamo per fare veramente male. No, molto più instabile. Non mi piace. Non mi piace questa bimota. C'è Rossini dietro. Dobbiamo tagliare via molta più potenza. Rossini sempre con la Honda. Attenzione. Dobbiamo risorpassarlo qui. Subito. Dai, dentro. E vabbè. Niente da fare. Fatto una frenata da Yamaha, non tanto da bimota, per tornare in testa. Va bene, va bene. Allora noi ci lasciamo qui, ragazzi, con questa vittoria. Un bacione.